Ciao ragazzi, questo video per insegnarvi ad utilizzare la piattaforma SketchUp per il disegno soprattutto 3D. Io ve lo insegnerò intanto in 2D, poi più avanti proveremo a fare anche il 3D. In 2D iniziamo a disegnare la vostra tavola 9, quella che avete realizzato con le squadrette, e precisamente questa, se ve la ricordate. Me la ricordate? Ok, allora quindi andremo a disegnare in 2D in SketchUp. Una volta che siete entrati nella pagina, diciamo, di accesso principale con le vostre credenziali, dovete cliccare su Inizia a modellare. Inizia a modellare, si apre la pagina principale della piattaforma che vi permette di disegnare. Aspettiamo un attimo. Volento. Eccoci qua. Allora, iniziamo, questa è la pagina principale, e iniziamo Crea uno nuovo. Potete fare anche Inizia a modellare, ma preferisco dirvi questa cosa da Crea da nuovo perché dovete scegliere anche modello semplice millimetri, cioè voi lavorerete in millimetri, darete le misure in millimetri. Allora, la pagina che si apre è una pagina dove voi vedete una persona al centro di uno spazio delimitato da tre assi, l'asse verde, l'asse blu e l'asse rosso. Come nello spazio asse X, Y e Z. E non disegneremo nello spazio, ma disegneremo in un quadrante che è rappresentato dall'asse Z e dall'asse X. Sulla sinistra trovate i comandi di seleziona, gomma, cancella, il secchiello del colore, il comando linea. All'interno della linea avete la linea diritta e la linea a curva. Poi avete lo strumento arco, vari tipi di arco, lo strumento rettangolo, cerchio, poligono, testo. Poi avete questo comando che lo useremo quando disegneremo in 3D. Questo disegna dei poligoni. Questo è il comando sposta, si seleziona questo per spostare un oggetto. Questo è il comando per quotare un disegno. Questo al momento non lo utilizziamo e questo al momento lo stesso è lo strumento. Orbita ci sarebbe per il 3D, utilizzeremo, imposteremo subito questo, che è lo strumento pan per poter spostare la vista dello schermo con il clic del mouse. Sulla destra abbiamo altri comandi che mano a mano che disegneremo vi illustrerò. Iniziamo a metterci nel nostro quadro la facciata su cui disegnare. Andiamo a prendere questo strumento che è lo strumento viste e dove, se fate caso, avete la vista dall'alto, la vista da davanti, la vista da dietro, praticamente vari modi di poter vedere l'oggetto che state disegnando. Questa è la vista dall'alto, vedete, la persona si vede come una linea, la vista da davanti. Noi per il nostro disegno che dovremo fare oggi andremo a scegliere questo, la vista da davanti. Per raddrizzare proprio, vedere proprio perfettamente da davanti, andiamo a scegliere questo comando qua, per cui adesso vedremo praticamente l'asse blu e l'asse rosso che ci delimitano questo spazio di due dimensioni nel quale andremo a disegnare. Allora, eliminiamo prendiamo il tasto freccetta seleziona, andiamo a selezionare la signora e la cancelliamo con il tasto cance. Adesso dobbiamo cominciare a disegnare, se vi ricordate, ve la rimetto, disegniamo la squadratura. La squadratura, la divisione in quattro quadranti e poi piano piano andremo a disegnare tutte le figure all'interno. Vediamo di... Ecco. Così la vedete meglio. Allora, iniziamo col disegnare il foglio, le dimensioni del foglio attraverso il comando rettangolo. Scegliamo il comando rettangolo. Iniziamo a disegnare il rettangolo da questo punto. Vedete che la matita, appena si avvicina a un punto che è un'intersezione, un punto noto, ha come una piccola calamita che mi aggancia il rettangolo in quel punto. Quindi potete fare clic lì e poi
disegnare tutto il foglio dovete scrivere qua in basso sulla destra, scrivete con la tastiera proprio, la larghezza e l'altezza del foglio. Il foglio è 33 cm per 24, in millimetri 330x24. Dovete scrivere quindi 330,240. Dare invio e vedrete che vi verrà disegnato il vostro foglio. Certo è piccolo, ma potete spostarlo un po' al centro e con la rotellina del mouse ingrandire fin quando non vi occupa quasi tutto lo spazio, che ci si possa almeno lavorare tranquillamente. Eccolo, così basta, può andare bene. Su questo foglio cominciamo a fare la squadratura. Prendiamo il comando linea, facciamo la linea, le diagonali come quando si fa la squadratura, diagonali del foglio. Vedete che la matita inizia a disegnare con una specie di calamita che aggancia i punti noti. Poi di solito prendete il compasso, fate un cerchio, prendo il comando cerchio, si punta al centro. Il raggio di questo cerchio per arrivare al punto finale sul bordo è 9, voi aprite 9 cm più 9 cm, quindi sarebbero 18 cm, ovvero 180 mm. Scrivo 180 con la tastiera, lo vedete che si va a scrivere qua giù in basso, 180, date l'invio e vi si disegna una circonferenza. A questo punto disegnate con lo strumento matita i lati della squadratura. Ogni volta che finisco la linea io spingo il tasto Esc per ricominciare a fare un'altra linea. Vedete che i punti noti e sono i punti precisi delle intersezioni. A questo punto andiamo a cancellare tutte le cose che non ci interessano, che sono con la gomma. Vedete, tocco tutte le linee che non mi interessa avere nella squadratura. Ecco qua. Ci vuole un po' di pazienza. Ecco fatto. Ci mancano le linee che ci dividono il foglio in quattro quadranti. Prendo sempre il comando linea. Mi avvicino al punto che potrebbe essere il punto centrale. Vedete la matitina, la calamita della matitina lo riconosce. Io posso cliccare ed è esattamente la metà. La stessa cosa succede da quest'altra parte. Ripeto il comando linea e vado dalla metà. Non ho fatto bene la metà, mi sa che aveva preso solo il bordo. Ripeto un attimo, quindi la matitina, cerco la metà, eccola qua, fino alla metà del posto, del punto sotto. Tanto è scomparsa l'altra, la vado a ripetere, pazienza, dalla metà alla metà. Eccola qua. Ecco perfetta la squadratura fatta velocissima. A questo punto inizio a disegnare. Allora, andiamo a vedere cosa devo disegnare. Nel piano orizzontale un quadrato di 6x6, quindi 60x60, più un quadrato vicino di 30x30, sto parlando di millimetri, con le diagonali, quindi la croce centrale che mi definisce il tetto di questi due elementi. Allora, disegno un quadrato, abbiamo detto 60x60 e 30x30. Quindi rettangolo, qua, rettangolo, mi metto in un punto qualsiasi e scrivo 60,60. Ecco che ha disegnato il rettangolo 60x60, il quadrato in questo caso. Faccio il secondo punto nell'intersezione dei lati del quadrato e digito 30,30. Ecco, ho disegnato anche il secondo quadrato. Vado a disegnare le diagonali come prima con le linee, da qui a qui, da qui a qui, qui a qui, da qui a qui. Bene, io ho già disegnato sul piano orizzontale il tutto. Vado a prendere il comando seleziona, vado a selezionare col tasto sinistro del mouse schiacciato tutto quanto. Poi vado a prendere il comando sposta, che è questo, e sposto il mio oggetto un pochino più in alto, un po' più centrato. Ok, attenzione, eccolo qua. Bene, adesso devo cominciare a fare le mie proiezioni sul piano verticale. Inizio con la matita, faccio le proiezioni, le faccio. L'importante è che vediate che si illuminano di blu. Se si illuminano di blu vuol dire che sono parallele all'asse verticale.
Ovviamente le faccio di una lunghezza a piacere, perché poi le andrò a definire successivamente e le andrò a tagliare dove mi serve, a seconda delle altezze di queste due, di questi solidi. Allora, vado a vedere nel disegno e noto che qui il quadrato, il rettangolo verde, è 4 cm di altezza, ovvero 40 cm, da questa parte di 80 mm. Quindi vado a disegnare qua un rettangolo che inizia qua ed è delle dimensioni di 60,40 di altezza. Eccolo qua. Vado a disegnare qua un rettangolo che sarà di 80,30. Non l'ho disegnato da qui. 80,30. Eccolo qua. Quindi vediamo che abbiamo i due elementi che corrispondono qua a questo rettangolo verde scuro e questo rettangolo verde chiaro. Devo fare i due tettucci. Come procedo? Devo trovare da qui, da questo punto devo trovare una distanza di 2 cm, da questo punto una distanza di 2 cm. Cos'è successo qua? Via questo. Ok, bene. Allora, 2 cm lo faccio con lo strumento arco. Vado a prendere un arco che inizia qua ed è largo, ha il raggio di 2 cm, ovvero di 20 mm. Scrivo 20, vedete qua giù in basso sulla destra, 20 e do invio. Posso con la matita a questo punto disegnare un arco. Mi basta un piccolo archetto così, l'importante è trovare quel punto lì di intersezione. Faccio la stessa cosa anche. Prima faccio la linea, mi sono dimenticata di fare questa linea di proiezione, la vado a preparare. Questa, ok. Faccio la stessa cosa con l'arco da questa parte. Da qui. Di 20. Vedete, l'archetto è qua. Vado a prolungare la linea perché non me lo intersecava e ho trovato i punti che mi interessano, quindi farò una linea da qui a qui e una linea da qui a qui, poi una linea da qui a qui e ancora una linea da qui a qui. Perfetto, vado a cancellare tutto quello che non mi serve, che sono questa, 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 questa. Ho fatto un arco molto lungo. Vado a cancellare tutto questo, poi vado a cancellare anche questo pezzettino qua. Perfetto, ho già fatto anche il piano verticale. Per fare il piano laterale comincio a fare le proiezioni, le lascio qua. Ok, mi sembra di averle portate tutte. Poi porto le proiezioni sul piano di ribaltamento, questa che poi sarebbe la stessa, e questa. Devo ribaltare con il compasso, faccio come prima un arco che ha centro qui e questa volta non scrivo niente, ma vado a prendere direttamente questa larghezza e vedete quando mi arrivo qua me lo segna e lo fa da solo. Ripeto ancora un altro arco. Che inizia qui, aperto fino qua e aspetta che non ha capito, arco, arco, il centro, questo è il raggio e questo è il disegno dell'arco. Ripeto, questo, questo, fino qua. L'ultimo, da qui a qui fino a qua. Perfetto. Vado a prendere il comando linea, salgo, questo arriva fino qui, questo arriva fino qui, questo arriva fino qui, questo arriva fino qui.
Vado a fare il tetto. Tetto anche questo della casetta più grande. Qua. Ecco, poi vado a cancellare tutte le cose che non mi servono, le linee in più. Ragazzi, la proiezione ortogonale è finita. Confrontiamo un attimo. Vedete, c'è tutto. Abbiamo una linea tratteggiata, dobbiamo tratteggiare questa e per il resto ci siamo. E dobbiamo colorare e scrivere i testi. Allora, per colorare prendiamo il secchiello. Qua possiamo scegliere tantissimi colori e tantissime anche texture. Qua ne avete tantissime. Ok, avete varie texture, vedete, moquette, colori, eccetera, eccetera. Io per semplicità scelgo colori, poi voi vi potete sbizzarrire e scelgo questo rosso e vado a colorare. Ah, vogliamo fare come l'esercizio? No, facciamo come ci pare. Allora, coloro di rosso i tettucci. Qui ovviamente tutti e tre i pezzi, perché guardando da sinistra lo vedo tutto, eh. Poi vado a scegliere un altro colore, un giallo, diciamo un giallo un po', ma vabbè. Allora vado a colorare di giallo questa parte e anche questa. Ho dimenticato di rosso, non ricordo quale rosso era, se era questo, ma devo colorare di rosso anche i tetti che vedo dall'alto. Con questo torniamo indietro. Ecco, li abbiamo fatti tutti e due rossi, quindi vogliamo farli di un altro colore? Facciamo un tetto verde, va. Facciamo questo verde. Così qua li distinguiamo. Cosa succede qua? Ah, c'è qualche linea aperta. C'è qualche linea aperta. Allora, vediamo di fare. Forse velocemente ho fatto. Vediamo un po' se riusciamo. Allora, vado a disegnare per velocizzare adesso per non stare. Andiamo a vedere se riusciamo a rimediare senza stare. Vediamo un po'. No, non riusciamo. Ragazzi, lo lascio bianco, questo poi voi risolverete voi, perché non mi chiude le linee in qualche punto. Allora andiamo a prendere un azzurro e facciamo questa parte e questa parte. Eccolo qua, il disegno è finito. Dobbiamo mettere i testi. Per mettere i testi utilizziamo, aspettate che mi si è mosso un attimo. Ok. Prendo lo strumento pan, sposto il disegno al centro e vado a mettere i testi. Allora, i testi sono qua, scelgo testo. Qui intanto scrivo proiezione ortogonale, composizione di solidi. I solidi. L'altezza del testo, considerato che noi facciamo tra le due linee portatesto 5 mm, possiamo scegliere di fare 7 oggi. Testo compilato, vabbè, questo qua lo togliamo perché l'estrusione del testo vuol dire di quanto deve uscire dal foglio il nostro testo. Noi stiamo disegnando in 2D, non ci serve. Quindi scegliamo ok, abbiamo il nostro testo da posizionare dove preferiamo e abbiamo quindi scritto il titolo della tavola. Andiamo a scrivere nello stesso modo il numero della tavola, tavola numero 9.
9, sempre 7 mm, lo mettiamo qua in alto. Andiamo a scrivere la data. Possiamo scrivere 06 05 2020, sempre 7 mm. Ok, metto qui in alto. Ok, poi continuo ancora, scriverò il mio nome. Ok. E la classe. Seconda D. Ok, e lo metto qua sotto. Ragazzi, il disegno è finito, quindi adesso tocca a voi. Divertitevi. Centriamo un attimo. Come dovete fare per consegnarlo? Arrivato a questo punto, fate uno screenshot oppure uno con lo strumento di cattura, potete fare anche. Fate nuovo. Prendete da qui a qui, fate un file salva con nome e andate a salvare la tavola 9 dove preferite e dove potete trovarla per inviarla. Ragazzi, adesso tocca a voi, buon lavoro, ciao!